Quarto d'ora a Torino, sempre la Juventus in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno da Anastasi al decimo minuto del primo tempo. Attenzione, sì. Dovrebbe esserci un calcio di rigore. Scusa Ciotti se ti interrompo, c'è un calcio di rigore in favore della Lazio. C'è stata un'azione da parte della squadra laziale in attacco, abbiamo visto l'arbitro Panzino decisamente su un fallo commesso, crediamo, da Scorza. E infatti Scorza è l'uomo che si è portato in questo momento vicino a Guadalini per cercare forse di convincerlo del contrario, ha toccato la palla con il palmo della mano e c'è un calcio di rigore concesso all'arbitro Panzino per la Lazio. Quinaglia ha recuperato il pallone e si è portato fuori dell'area facendo rimbalzare la palla a terra. Panzino è in aria vicino alla porta difesa da Trentini ed è circondato dai giocatori del Foggia. In questo momento il braccio teso di Panzino in aria con la carta gialla in mano indica che egli ha già ammonito ufficialmente un giocatore. Altri giocatori si vanno ancora attorno all'arbitro Panzino. Naturalmente il Foggia vede svanire con eventuale calcio di rigore le probabilità di strappare un punto prezioso sul terreno dell'Olimpico. Panzino è irremovibile nelle sue decisioni, sospinge i giocatori del Foggia che si allontanano ma per poco. Ritorna ancora Colla a parlamentare con l'arbitro, così anche Cimenti. Vediamo che Panzino ha allontanato tutti, ma Chinaglia non entra ancora nell'area avversaria per mettere il pallone sul dischetto. È un momento molto importante nella storia di questo campionato di calcio. Siamo esattamente al 14esimo minuto del secondo tempo. Le squadre sono sullo 0-0. Chinaglia ha deposto il pallone sul dischetto. Ora si alza lentamente, sta per allontanarsi, poi ritorna ancora a recuperare il pallone e ritorna con lo stesso pallone fuori aria, mentre vediamo che numerosi giocatori delle Foggia si sono portati nell'aria. Vediamo che Chinaglia con un gesto piuttosto brusco ha allontanato, ha gettato il pallone per terra ed è Rececconi che lo va a recuperare in questo momento verso la linea centrale del campo. Rececconi riporta ancora il pallone verso l'aria ma molto lentamente. Panzino passeggia nell'area del Foggia. Finalmente Rececconi cede il pallone a Chinaglia, mentre come sentite non è difficile individuare nell'urlo della folla un Serie B urlato da 75.000 persone all'indirizzo della squadra foggiana. Sono cose che succedono su tutti i campi di gioco. Ecco che finalmente Chinaglia può entrare in aria e deporre il pallone sul dischetto. Poi si allontana voltando le spalle alla porta. La sua rincorsa parte quasi si può dire dalla mezzaluna che si trova davanti all'area. Ecco che tutti i giocatori sono pronti eventualmente per intervenire. Panzino prende posizione sulla destra di Trentini, piegato leggermente con le mani protese in avanti. Chinaglia deve ancora prendere la sua rincorsa. È il 15esimo minuto del secondo tempo, 0-0 il risultato fino a questo momento. Chinaglia entra in questo momento in aria ma fa cenno all'arbitro di voler modificare ancora il pallone, la posizione del pallone. Forse c'era un po' di terra e avrei potuto influire sulla traiettoria della palla. Dopo aver deposto nuovamente il pallone sul dischetto, Chinaglia se ne allontana, prende ora la rincorsa. Ecco che si muove in questo istante, entra in aria, colpisce la palla, rete! Sulla destra l'urlo dell'Olimpico ha accompagnato l'azione di Chinaglia che dopo aver segnato ritorna verso la linea centrale del campo. Con un rigore la Lazio si sta avvicinando al suo primo scudetto e conduce pertanto l'incontro in questo istante. Quindicesimo della ripresa per una rete a zero a Tecciotti. Invece a Torino è il 17esimo e gli amanti della Cabala potranno trarne le dovute conseguenze. La Lazio sta vincendo per 1-0 e naturalmente la notizia di Ameri è raccolta dalle centinaia di radioline che sono qui sotto la tribuna della nostra postazione microfonica, ha lasciato il pubblico un pochino ammutolito. Ecco in questo momento un'azione d'attacco di Nanni sull'estremo settore di sinistra, sta andando verso il fondo. Vediamo che la forza pubblica ha già preso posizione accanto agli spogliatoi dove usciranno i giocatori e intanto c'è una manovra difensiva da parte del Foggia che cerca di riportarsi nuovamente all'attacco. È il numero 2 Cimenti che invita l'azione sull'estremo settore di destra Villa, poi il pallone perviene ancora a Fabian sulla linea centrale del campo. Fabian viene raggiunto da Rececconi ma si libera del pallone Fabian, poi ancora Rognoni partecipa a questa azione servendo compagno di squadra il numero 9 Villa. È entrato quasi in area laziale ma viene fermato perché, vediamo, c'è un calcio di punizione concesso per la squadra del Foggia. Il tempo sta per scadere, attendiamo che venga battuto questo calcio di punizione, molto probabilmente sarà l'ultima azione d'attacco da parte della squadra foggiana. L'arbitro Panzino ha controllato pochi istanti fa il suo cronometro, ora la forza pubblica sta prendendo posto anche intorno alla pista, parte un calcio di punizione che spiove in aria, rimbalza nell'area laziale e termina sul fondo. Vediamo che Pulici sta per portarsi verso il campo per destinazione per recuperare la palla, qualche tifoso sta già entrando sul terreno di gioco. La folla, calcolata circa 75.000 persone, ha assistito molto correttamente a questa partita. Seguendo gli ordini stati dall'altoparlante, nessuno fino a questo momento
è entrato sul terreno di gioco, stanno sventolando le bandiere razziali, ripetiamo, è pronto un grande grappolo di palloni azzurri a trascinare verso il cielo, ancora azzurro e con il sole lo scudetto che la Lazio si appresta a vincere, se riuscirà a condurre in porto questo risultato. Ricordiamo la classifica della Lazio fino a questo momento: punti 42, Juventus punti 39, un calcio di punizione per il Foggia, al limite è stato intercettato da Oddi che respinge e recupera ancora la palla, Petrelli tenta di recuperarla, fine della partita, sono le 17.45 del 12 maggio, la Lazio che ha battuto il Foggia di misura e su rigore, campione d'Italia, da tutti i settori del campo convergono verso il centro i tifosi che hanno atteso per mesi in questa partita con ansia spasmodica questo grande momento. È la prima volta che la Lazio in 74 anni di attività riesce a raggiungere il massimo traguardo e lo fa con 90 minuti di anticipo sulla conclusione del campionato. 74 anni di attività con centinaia di calciatori che hanno dato lustro ai colori biancocelesti, ricordiamo fra tutti Silvio Piola e anche Fulvio Bernardini, ci sembra, ricordando appunto questi due nomi, di ricordarli un po' tutti, calciatori di fama internazionale accanto a uomini meno conosciuti. Lega il suo nome alla conquista del primo scudetto laziale una delle figure più patetiche e anche più simpatiche del calcio italiano, Umberto Lenzini, presidente mago che, animato da una fede davvero incrollabile nella sua squadra, l'ha accompagnata e sorretta con le sue profezie quasi sempre azzeccate, soffrendo con essa attimo per attimo le vicende di questo suo magico e straordinario campionato. Campionato, come ormai tutti sanno, che ha visto le flessioni nel gioco e nel rendimento di alcuni squadroni tradizionalmente in lotta per lo scudetto, e ha favorito il lancio della Lazio, che già l'anno scorso del resto era apparsa subito nel drappello di testa come una delle più serie aspiranti al successo finale. Si procede ancora però a giocare, vediamo che la partita non è finita, l'arbitro Panzino aveva dato l'impressione a tutti che la partita fosse conclusa, mentre invece la folla deve ancora stazionare ai margini del campo, è già successo in altre occasioni, nelle occasioni di partite che hanno deciso l'assegnazione dello scudetto, episodi di questo genere. Ora finalmente è via alla grande invasione ed ecco che i tifosi razziali stanno invadendo il campo di gioco mentre tutti i giocatori cercano di sottrarsi a questo abbraccio della loro folla, del loro pubblico, un abbraccio che potrebbe diventare pericoloso. Sono trascorsi circa 2 minuti dalle 17.45, la Lazio è campione d'Italia e pertanto se altri colleghi non devono intervenire per comunicarci i loro risultati cediamo la linea a Bortoluzzi.